Ciao ragazze, siete a casa, vi state allenando, non sapete più come riscaldarvi? Bene, oggi vi farò un riscaldamento di livello intermedio, quindi va bene anche per un base, ma mi raccomando, se ci sono degli esercizi o sono troppo faticosi, allentate un pochino, quindi andrò un pochino a caricare un pochino di più magari sulle tenute addominali e sul rinforzo per le spalle. Se siete pronte, leggings, top, canotta, partiamo! Ok ragazze, se siete nel vostro tappetino useremo anche il palo come appoggio. Iniziamo a scaldarci, partiamo dal collo e facciamo delle rotazioni. Disegno dei cerchi. Mi raccomando, se c'è del dolore, state distanti dal dolore. Cambio giro. Ok, cambio, facciamo dei sì con la testa. Movimenti sempre un pochino leggeri, nel senso che se sento del dolore alla zona cervicale devo rimanere distante dal dolore. Cambio e facciamo dei no. Ok, cambio. Iniziamo a girare le spalle e andiamo verso dietro. Faccio dei movimenti ampi. E cambio su e giù. E cambio, apro e chiudo, apro, chiudo. Movimento dalla parte alta, mi raccomando. Ok, cambio. Cominciamo a disegnare dei cerchi con le mani e saliamo. Salgo, 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 fino ad arrivare a 90 gradi e cambio giro delle mani. Da qui, pugni contratti, facciamo dei cerchiettini verso dietro, cerchietti, fortissimi, quindi devo essere rigida, spalle forti, piccolini, spalle basse, continuo a fare dei cerchi, forte, 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 e più ampi, sempre energici, andiamo. E ritorno a farli piccolini. Vai, 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 vai. E cambio, rimaniamo. Ora, da qua, muoviamo il bacino, quindi disegno dei cerchi. Braccia sempre alte, se le spalle iniziano a pesare, va bene, continuiamo, andiamo avanti. Disegno dei cerchi, solo con il bacino. E cambio giro. E cambio, torno al centro e da qui, sinistra. E destra, le braccia non scendono, rimaniamo alte. Cerco di allungare sempre un pochino di più. Senza far scendere le braccia, lo so che stanno pesando. Va bene. E piano, rilasso. Ok. Ora vado su a slanciare lateralmente e cambio dall'altra parte. Su, gomiti tesi e andiamo. E cambio, vado al centro, doppio molleggio alto, doppio molleggio laterale, doppio basso. Andiamo. Ancora. E stop, ok. Mani ai fianchi. Andiamo a fare delle rotazioni, parte alta del corpo. Il bacino rimane fermo, anche qua se ho dolori nella zona lombare, torno, cioè li faccio un pochino più piccoli. Cambio, giro. Ok, ora da qua mi allungo, quindi braccio passa dietro la testa, mi allungo, vengo davanti, ritorno e andiamo, avanti, ritorno. Devo cercare di non sfiancare troppo quando scendo. E rimango, giù, laterale, rimaniamo,
respiro, il collo segue il più possibile la colonna. Ora, se ce la faccio, attivo laterale, stacco e allungo, stretch. Mi allungo. E piano torno. Cambio all'altro lato. Vado giù, allungo. E rimango, scendo. Cerchiamo di non sfiancare troppo, devo pensare di voler toccare la parete. Stacco il braccio sotto e stretch. Prendo il polso e allungo. Forte l'addome, si contrae lateralmente. E piano torno. Ok, sciogliamo un attimo. Ora andiamo, rotazione, chiusura, apertura, chiusura, apertura. L'idea è di prendere un pugno alla pancia e un pugno alla schiena. Pancia, schiena, andiamo. Ok, mani ai fianchi e rotazione. Facciamo delle rotazioni di bacino. Gambe un pochino piegate e ruota. Cambio giro. E cambio. Ci mettiamo laterali al palo, su giù con le caviglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, laterale al palo. Da qui, quando scendo, devo pensare di mantenere il ginocchio sopra la caviglia. 1, e torno su. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimango caviglie, 1, tiro su prima la destra e poi la sinistra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio in equilibrio, tutte e due, rimaniamo, forti le gambe, attenzione che il ginocchio non superi il piede. Rimaniamo. E piano torno. Ok, sciogliamo un attimo. Ora, dietro al palo, gambe in apertura, piedi verso l'esterno, stessa cosa, il ginocchio non supera il piede, quindi non è questo, ok? E andiamo giù. Uno, devo pensare ad aprire le ginocchia. Due, tre, quattro, cinque, 6, 7, ovviamente arrivo dove riesco, 8, 9, 10, rimango sinistra, destra, destra, sinistra e andiamo lateralmente. Schiene dritte, quindi non mi chiudo in avanti, gambe forti e cambio, anche qui stesso lavoro di prima, tiro sul tallone destro, cambio tallone sinistro e andiamo destro, sinistro. Destro, sinistro, andiamo. Ancora. E cambio in equilibrio tutte e due. Rimango. Spingiamo bene il tallone verso fuori. E piano piano ritorno e sciolgo. Ora, sempre aiutandoci con il palo, ci mettiamo dietro, scendiamo lentamente. Obiettivo non piegare, non alzare il tallone della gamba che si piega. Quindi sono qui, mi tengo. Uno e torno su. Due e torno su, mi aiuto. Attenzione, il tallone non si alza. Tre, quattro, cinque, sei,
7, 8, 9, ancora e 1, 2, 3, 4. Ovviamente chi riesce a un certo punto vado senza l'uso delle mani. 8, 9 e 10 e stop. Ok, molto bene, sciogliamo un attimo. Ora, senza lanciare, andiamo a fare delle oscillazioni avanti e indietro della gamba. Quindi le facciamo a 45 gradi. Quello che mi interessa è che la gamba sia bella forte. Quindi andiamo qua. 1, 2, 45, 4, 6, 8, 9 e 10. Proviamo a salire in avanti a 90 gradi. 1, sempre controllato, mai lanciato. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e sto. L'altra gamba. Andiamo. 1, 2, 3, attenzione sempre alle punte tirate. 5, 8, 10. Andiamo su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e stop. Ritorno nell'altra gamba. Quindi ritorno con la prima gamba che ha fatto il lancio. Da qui proveremo a fare apertura interna, blocco e 1. Sempre molto controllato, non lancio mai, 2, 3, 4, cerchiamo di non andare indietro con la schiena, 5, 6, 7, partito il tappeto, 8, 9 e 10, stop, altra gamba. Andiamo, 1, sempre controllato, 2, non lanciate, 3, dove la gamba arriva, arriva, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 e stop. Ritorniamo sempre nella prima gamba, andiamo sull'attivo, vado qua, tenuta, piego il ginocchio, stendo, mantengo la posizione più in alto che riesco. E stop. Cambio gamba, andiamo su, piego, stendo, mantengo, non andate indietro con la schiena. E stop. Ok, sciogliamo. Molto bene. Ok, ora alziamo le braccia. Cerchiamo di scendere mantenendo la schiena dritta, rimaniamo sguardo fisso a pavimento, gomiti tesi, ginocchia tese, rimango. Inspiro. Fuori l'aria scendo, gambe tese, arrivo giù se riesco sotto il pavimento, piego le ginocchia, srotolo la schiena, lo ripeto. Andiamo su e scendo. Schiena dritta, testa in mezzo. Inspiro, fuori l'aria. Piego le ginocchia, torno su, l'ultimo. E andiamo. Allungo, 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 rimango in posizione. Inspiro, fuori l'aria. Cammino avanti, cammino, cammino, cammino. E stretch, cerco di portare i talloni a pavimento, stendo bene le ginocchia, il petto entra all'interno delle braccia, delle spalle, ok? Da qui alterno le gambe, piego la sinistra, stendo la destra e cambio. Respiro. Ok. Piego tutte e due, inspiro, espiro, stretch.
Inspiro, espiro, stretch ancora. Inspiro, espiro, stretch. Espiro, stretch. Rimango. Da qui vengo in avanti, arco bene la schiena, piego le ginocchia, piego le braccia, spingo indietro, stretch. Ritorno, vengo in avanti, faccio una gobba, piego gambe, piego braccia, vengo indietro, stretch. Ancora. 3. 4. E 5. Rimango, facciamo il verso opposto, piego le gambe, piego le braccia, vengo davanti nella posizione del cobra e torno indietro. Piego le gambe, 2. Passo avanti cobra e torno indietro. Ancora, piego, passo avanti, sguardo in avanti, 3. Torno nel cobra, ancora, piego, apro, 4, manca l'ultimo, piego, apro e stretch, rimango. Cerchiamo di mandare giù bene i talloni, se prima non toccavano, ora in teoria dovrebbero iniziare a toccare piano piano, o comunque dovreste sentire che è sceso. E piano torno. Andiamo sulla schiena, arco la schiena, testa in mezzo alle braccia, cambio giù la pancia sulla testa. Ok, ora sollevo la gamba sinistra, mano destra dietro la testa, chiudo il gomito, gomito destro sul gomito sinistro e apro in torsione. 1, 2, la spalla sotto è ben in spinta. 3, 4, apriamo bene. 5, lavoriamo bene la torsione. 6, 7, 8, 9, 10, cambio, l'altra gamba, altro braccio, andiamo, chiudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e torno, riposiamo un attimo, braccia avanti e stretch. Da qui ripunto i piedi a pavimento, braccia avanti, spingo e nuovamente stretch sulle gambe. Punto il piede sinistro al centro, tiro sulla gamba destra, possibilmente senza aprire le anche. Quindi rimaniamo a bacino allineato. La gamba destra è bella distesa, la gamba sinistra pure. Respiro. Cerco di non aprire troppo il bacino e nemmeno di aprire le spalle. E cambio, vengo avanti con la gamba, la punto, vado in affondo, extra ruoto il piede della gamba avanti e rimaniamo in posizione con il ginocchio della gamba dietro disteso. Respiro. Devo cercare di portare il bacino a pavimento, ginocchio dietro bello disteso. Affondo sul ginocchio, mantengo la gamba avanti extra ruotata, mi sollevo, mano dell'anca dietro sull'anca appunto, sul fianco e spingo leggermente a pavimento piano piano piano. Ora rimetto le mani a terra, riallineo il piede, ripunto il piede dietro e ritorno con tutti e due i piedi dietro e straccio nuovamente. Ora porto la gamba destra un po' più verso il centro, tiro su la gamba sinistra senza aprire il bacino,
respiro. Gamba sopra fortissima, stendete le ginocchia. E piano torno. Vengo avanti con la gamba, extra ruoto il piede della gamba avanti, punto bene il piede dietro, stendo bene il ginocchio e rimango in posizione. Respiro, le gambe devono essere fortissime. E l'idea è proprio quella di spingere il bacino verso il pavimento, piano piano senza molleggio. E appoggio, mi sollevo piano piano, mi aiuto appoggiandomi nella gamba avanti, metto la mano sul fianco, piano piano, attenzione all'equilibrio, se non ce l'ho mi tengo sul palo e mantengo, respiro. E piano ritorno, mani a terra, punto il piede dietro, ritorno indietro e nuovamente stretch. Ora cammino con le gambe, con i piedini e vengo avanti. Rimaniamo un attimo in questa posizione cercando di allungare tutta la catena posteriore. Respiro, inspiro dal naso, piego le ginocchia vicino alle cosce al petto, espiro stretch, testa morbida. Inspiro, se ce la faccio mi aggancio dietro ai polpacci, espiro, stretch. Inspiro, espiro, stretch. Inspiro, espiro, stretch. Ora chi se la sente, piego le ginocchia, vado sulle mezze punte, mani a pavimento e nuovamente stretch, gambe fortissime, ginocchia tese. Mantengo, mantengo, mantengo. Ok. Ora ritorniamo un attimo su, riportiamo il sangue un attimo alla testa. Da qui proveremo a scendere mani a pavimento e portare su una gamba, poi da lì evolveremo l'esercizio. Molta attenzione perché qui è richiesto l'equilibrio, quindi se sentite che state per cadere, mi raccomando, attenzione. Ora appoggiatevi al palo quantomeno. Mani a terra. Se non ci arrivo uso dei mattoncini. Ok, quindi mi appoggio, alzo il mio rialzo e proviamo a tirare su la gamba destra in questo caso. Quindi sollevo la gamba destra e mantengo la posizione. Respiro avvicinando bene il petto alla gamba sotto e spingendo forte la gamba destra verso il soffitto, verso l'alto. Punta tirata, ginocchio bello disteso. Respiro. Ora da qui, piano piano allento la posizione, piego la gamba, appoggio la mano del piede a terra, se me la sento vengo a prendere la gamba sopra e apro. Piano piano, se vedo che cado, attenzione perché la gamba sotto è in allungo, vado ad appoggiarmi al palo, il piede spinge verso il soffitto e respiro. E piano 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 ritorno e riposiamo un attimo. Mi raccomando, molta attenzione durante questo esercizio, soprattutto quando c'è una gamba in allungo che è bloccata da qualche parte, in questo caso a pavimento. Quindi ripartiamo, altra gamba, sono qua, scendo, parto sulla gamba, in questo caso la sinistra. Magari una sale più dell'altra, non importa, respiro. Anche qui la respirazione è fondamentale. Inspiro dal naso e butto fuori dalla bocca. Quando butto fuori è il momento in cui cerco l'allungamento. Respiro. Porti entrambe le gambe. Ora piano piano
piego la gamba sopra, mi appoggio con la stessa mano, vado a prendere la gamba sopra e spingo in apertura, respiro, concentrate. Ok, dovremmo iniziare ad aver scaldato abbastanza bene le gambe. Ora ci mettiamo un attimo in una posizione di affondo con il piede avanti in linea, stacco bene il ginocchietto dietro, allontano un pochino di più il piede della gamba avanti se ce la faccio e rimango in posizione. Se ho un palo a cui tenermi, prendo il palo e mantengo fortissima la gamba dietro, respiro. E piano torno, appoggio il ginocchio, allontano ancora un pochino il piede e rimango. Se mi fa male la lombare ovviamente non starò sotto la schiena, ma rimango un pochino più avanti. E cambiamo gamba, porto l'altra davanti, piede un pochino più avanti rispetto al ginocchio, mi tengo sul palo e stacco, mantengo la posizione, gambe fortissime, ginocchio dietro bello steso. E piano appoggio il ginocchio, allontano un pelo poco poco, se invece era già sufficiente rimango lì e rimango in posizione. Respiro. Ok, a questo punto dovremmo essere abbastanza calde con le gambe, quindi fatevi pure delle spaccate se le volete fare. Io vado a riscaldare un attimo le braccia e poi sono pronta per andare sul palo. Ora ci mettiamo in questa posizione e andiamo in tenuta di plank. Se dovesse avere male i polsi vado sui gomiti, quindi mantengo la posizione e da qui stacco, tocco spalla opposta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, vado sui gomiti, mantengo la posizione, dorso del piede a pavimento e rimango, bene spinta con le spalle, stiamo. Cambio ginocchio a terra, da qui spingo e vengo su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, torno in plank. Rimaniamo, tenuta stabile. Spalle bene spinta, non crollo. La testa non è moscia, ma rimane in linea con la schiena. Addome forte, mi raccomando, non devo accusare dolori nella zona lombare. Cambio
Cambio, andiamo nella plank. Da qui, sinistra, destra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora. 5, 4, 3, 2, 1. Appoggio i gomiti. E stop. Mani altezza più o meno delle spalle, in base alla vostra mobilità. E stretch, respiro. Ok, ora ci mettiamo laterale al palo con il nostro tappeto, quindi da qua. Quello che andremo a fare è un piegamento e appoggio le mani sul palo, lo faremo sulle ginocchia in maniera tale da andare a semplificare l'esercizio. Quindi siamo qua, piegamento, vado giù, uno e appoggio e vengo su, due e appoggio. 3, mi raccomando, attenzione ai polsi che non vanno qua giù, ma sono in linea con il braccio. 4, 5, 6, 7, 8. Ok, stop, allungo. Ok, molto bene, penso che ormai siamo belli caldi. Ora andiamo sul palo, facciamo le ultime cose e poi siamo pronti per salire e fare le nostre evoluzioni. Ci mettiamo laterali al palo, braccia basse, da qui facciamo 5 richiami al petto, 5 secondi di bloccaggio. Quindi sono qua, 1, 2, 3, 4, rimango 5, 4, 3, 2, 1 e scendo. Lato, andiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, scendo e riposiamo un attimo, respiro. Ora ci facciamo un po' di lavoro in trazione, quindi ci mettiamo sedute a terra, piedi davanti, petto vicino al palo, gomiti chiusi, non aperti. 1, torno giù, 2, meno spingo di gambe, più trazione di braccia, 3, 4, 5, cambio braccia, e 1, 2, 3, 4, e 5, e stop. Rilassate un attimo le braccia, ora vi farete una bella salitina al palo, abbiamo fatto. Spero che vi siete scaldate, che siate pronte, vi sentite pronte per andare sul palo. Ragazze, che dire? Buon allenamento!